introdurre un concetto fondamentale che si lega spesso ai valori. Quando in una società, ed era il caso dell'Egitto degli anni 50 e degli anni 60, primeggiava ancora il rispetto per la dignità e la libertà di scelta interiore della persona, era possibile parlare il linguaggio dei valori. È stato possibile che una mamma, una giovane mamma, molto povera, che in quel momento casualmente si trovò a fare da babysitter per una ricca famiglia italiana, e fu grazie all'aiuto di questa famiglia che io potei iniziare a frequentare delle scuole italiane cattoliche al Cairo, ritenesse che l'affidarmi all'educazione e alle cure, perché ho vissuto in collegio delle suore di religiose cattoliche, corrispondeva a ciò che per lei era il buono, perché convinta che i valori che le suore gli avrebbero trasmesso corrispondevano ai suoi valori. È importante tenere presente questa realtà, perché purtroppo è una realtà che oggi si è persa. La persona è stata sostituita dall'ideologia ed è venuta quindi meno la centralità della persona e dei valori. Il fatto di essere nato musulmano, ma di aver avuto l'opportunità per uno di quei casi, è stato citato poco fa il cardinale Bippi. Il cardinale Bippi, nella omelia pronunciata nella cerimonia religiosa in occasione del suo 80° compleanno, ha detto che il caso è il travestimento utilizzato da Dio quando sceglie di stare in mezzo a noi senza voler apporre la propria firma. Ebbene, per uno di questi casi che segnano tutto il resto della nostra vita, io ho avuto l'opportunità di cominciare a frequentare delle scuole italiane cattoliche. Questo fatto mi ha posto sin da piccolo di fronte al quesito: dove sta la verità? Quale delle due religioni corrisponde alla verità? E nel porre questa domanda ho capito che la ricerca della verità presuppone in modo imprescindibile che si sia degli spiriti liberi, liberi dai luoghi comuni, dai pregiudizi, dai filtri ideologici. Ho compreso man mano che verità e libertà sono due facce della stessa medaglia. Non ci può essere verità se non si è liberi, se non c'è libertà, e non ci può essere libertà se non si fonda sulla verità. E c'è, l'ho scoperto soltanto dopo, un bellissimo passo evangelico che sintetizza questo binomio indissolubile, quello che recita: la verità ti renderà liberi. Ed è una massima che dovrebbe oggi essere affissa nelle redazioni di tutti i giornali, di tutte le televisioni, dove spesso purtroppo si è persa la dimensione della verità e dove spesso purtroppo si applica alla libertà e ci si sottomette alla mistificazione della realtà e alla schiavitù ideologica.
testimoni di fede, delle religiose congoniane e dei sacerdoti salesiani, a partire dalla quinta elementare fino alla maturità scientifica, sempre al Cairo, all'Istituto Salesiano Don Bosco del Cairo, che mi hanno permesso, da un lato, di conoscere correttamente la realtà del cristianesimo, ma dall'altro mi hanno consentito soprattutto di condividere delle esperienze di vita che mi hanno coinvolto nella totalità della mia umanità e mi hanno fatto toccare con mano il fascino e la bontà di una fede che viene testimoniata tramite delle opere buone, un'educazione che non vuole soltanto trasmettere delle conoscenze, il sapere, ma vuole principalmente veicolare e radicare dei valori sani che corrispondono al bene comune e all'interesse generale. Ed è per questo che io ho voluto ricordare nel primo capitolo del mio libro, è un libro che si articola in tre capitoli corrispondenti ai tre sacramenti che ho ricevuto, ho voluto ricordare diversi nomi di autentici testimoni di fede che sono per lo più persone sconosciute, i cui nomi non si leggono sui giornali, ma che per me hanno rappresentato la riproposizione, la rivivificazione di un Gesù vivente, di un Gesù che sta in mezzo a noi e che testimonia la verità tramite delle opere buone. Ecco perché il cristianesimo per me non ha mai rappresentato una dottrina o un'ideologia, ma è stata quella scelta interiore che si lega alla dimensione dell'incontro e alla dimensione delle opere buone testimoniate tramite l'incontro e che rappresentano la speranza, perché sta a significare che fin quando ci saranno degli autentici testimoni di fede e di valori, vuol dire che ci sarà speranza. È stato un percorso spirituale interiore lento, graduale, che ha portato man mano a consolidare dentro di me una spiritualità che ho attribuito per lungo tempo ad una dimensione prettamente laica, quella che fa riferimento ai diritti fondamentali dell'uomo, a quei valori che giustamente il Santo Padre definisce non negoziabili in quanto sostanziano l'essenza della nostra umanità e fa riferimento alla fede nella sacralità della vita, dal concepimento alla morte naturale, alla considerazione della dignità della persona come il fondamento della civile convivenza e certamente al rispetto della libertà di scelta, tra cui oggi più che mai la libertà religiosa si colloca in primo piano, a maggior ragione quando ci troviamo in una difficile fase storica in cui proprio i cristiani sono quelli che pagano il prezzo più alto della persecuzione che avviene nella repressione della libertà religiosa.